Buongiorno a tutti, oggi è 19 agosto, sono le 3:30 circa del mattino, la sveglia è suonata molto presto, ma ci tenevo fortemente a raggiungere i miei vicini che mi hanno visto letteralmente nascere e crescere per farvi vedere quella che è una delle tradizioni molisane, ovvero la salsa fatta in casa. Stiamo vedendo tutti i vari procedimenti. I pomodori selezionati, privi di ogni ammaccatura, o marciumi vari che vengono messi a bollire in un grande calderone, successivamente vengono passati attraverso l'utilizzo di una macchina elettrica per poi fare appunto la salsa e successivamente riempite le bottiglie e tappate, vengono messe nuovamente in un grande calderone a bollire per un tot di tempo al fine di sterilizzarle. Buongiorno a tutti, seconda tappa attraverso il Molise. Siamo in direzione di Montorio, tra circa 12 km dovremo arrivare, dove ci aspetterà un ragazzo simbolo di quel paese e il sindaco. Sono appena fatto 3 km, già sono stato rincorso da 3-4 pastori abruzzesi, ma è tutto nella norma. Per adesso tutto ok. Sono le ore 6:30 del mattino. Per ora tutto ok, l'aria è ancora fresca, anche se oggi ha messo 32-33 gradi, ma siamo abbastanza sicuri di farcela senza alcun problema. Abbiamo visto stamattina i miei vicini all'opera, una delle tradizioni del Molise, di tutti i vari paesi piccoli, ovvero quello di realizzare la salsa fatta in casa. Abbiamo visto tutti i vari procedimenti e sono felice di avervelo fatto vedere, anche perché in questo viaggio vi farò vedere spesso delle piccole grandi tradizioni appunto del nostro territorio. Stiamo scendendo dall'Arino in direzione Montorio. Per il momento è solo discesa fino al fiume che un po' separa questi due, confina un po' questi due paesi, che è il Cigno. Dopodiché ci sarà tutta salita fin lassù, non so se riuscite a vederlo, dove è il paese di Montorio nei Frentani. È una salita abbastanza ripida, immersa nei boschi. Speriamo soltanto di non incrociare qualche cinghiale. Siamo addentrati all'interno del bosco di Montorio nei Frentani, in questa strada antica, la strada vecchia che conduceva prima al paese, ormai quasi in disuso, a favore di una strada a scorrimento veloce dall'altra parte. E ho appena visto passare, credo sia una volpe, e oltre a sentire dei rumori molto intensi all'interno della boscaglia, quindi non è da escludere che siano dei cinghiali. Proseguiamo, la strada è ripida, in salita, però per adesso qui è abbastanza ombreggiato, quindi si va avanti in maniera molto spedita. Allora, la storia di Montorio nei Frentani è una storia molto antica. In tutto l'agro ci sono reperti della preistoria, ma un dato significativo è la presenza di Annibale e delle sue truppe nel 217-218 a.C., quando svernò per un intero inverno, prima della famosa battaglia di Cannae. Ci sono stati ritrovati molti reperti e il sito di Gerione è una comunità che non esiste più, il luogo fulcro di questo svernamento di Annibale è proprio a metà via tra l'agro di Montorio, Casa Calenda e Larino, come un crocevia.
Poi il paese attuale fu costituito a seguito dell'incastellamento, dopo la caduta dell'impero romano, quando le persone avevano necessità di difendersi dalle scorribande barbariche e dalle scorribande dei saraceni. Quindi nacquero i centri sommitali sui cocuzzoli della montagna. È costituito il centro storico da 11 torri, alcune ancora ben visibili, e nel 1475 fu allargato con una seconda cinta muraria a motivo di un insediamento di Greci e Piroti che vennero dal nord della Grecia, appunto, e di questo se ne dà testimonianza anche per la presenza di alcuni cognomi come di Staulo, Nicodemo, Fasiano dalla regione del Fasi a nord della Grecia, è greco, nome tipico di quelle zone. Il paese ebbe un ulteriore sviluppo nel 1700, dopo la peste, la grande peste del 600 e dopo il famoso terremoto del 600. Ci fu un ripopolamento del paese per due motivi, perché avemmo una marchesa lungimirante che diede un pezzo di terreno a chi voleva insediarsi a Montorio, quindi una corte di 4.000 metri quadri, e diede anche una casa nella Terra Vecchia, perché erano le case che si erano più svuotate per la malattia. E anche un fatto importante per l'economia del paese fu la venuta di San Costanzo Martire, reliquie autentiche che vennero per il fatto che fu ricostruita la chiesa, la nuova chiesa sulla vecchia fabbrica medievale, ed essendo riuscita una delle più belle e distinte chiese della diocesi, il vescovo Tria volle donare, grazie a Papa Benedetto XIV, le spoglie di un santo autentico. La prodigiosità e la taumaturgia del santo si estese subito, e quindi ci furono pellegrinaggi in quell'epoca per i 2-3 anni successivi, con presenza nei giorni della festa di 10-12.000 pellegrini, tant'è che il Tria dice come si fosse lu Monte Gargano, paragonato al culto micaelico. E questo portò molte ricchezze e per la presenza delle persone, tant'è che si dovettero aprire bettole anche nelle vicine comunità come a Montelongo. Portò molto beneficio sia per gli ex voto e sia per le offerte che davano questi fedeli che venivano da luoghi lontanissimi, dall'Abruzzo Citeriore, dalla Capitanata. E questo beneficio si ripercosse anche sui beni culturali della Chiesa, perché fu costruito con buona parte di queste risorse un monumentale organo a canne che andò ad affiancare altri autentici tesori del culto e di fede, come le tele di Paolo Gamba e le famosissime tre pale d'altare, una di Santa Caterina d'Alessandria di rito greco-bizantino, un'altra l'Assunta in cielo a cui è dedicata la nostra parrocchia, e l'altra l'Annunciazione, che secondo Vittorio Sgarbi è un'opera sublime, quindi l'Annunciazione più bella e più importante del mondo per tutta una serie di circostanze e motivi studiati da lui e dall'architetto Franco Valente. Sempre nel contenitore culturale che è la parrocchia di Santa Maria Assunta troviamo uno strumento liturgico unico nel suo genere, la cosiddetta ciarangello, o i ciarangelli, i cori angelici, che sono 9 campanelli incastonati in una ruota di legno che risuonano solo nelle solennità. Quindi chi vuole sentire questo suono è il canto degli angeli, perché gli angeli la prima volta cantarono sulla grotta di Betlemme, tutte e 9 i cori angelici. Qui a Montorio si può sentire il canto degli angeli, oltre al primo angelo della storia che vola. E che dire, oltre ad altri beni ancora, abbiamo un territorio incontaminato con un paese esteso di neviere e fontane su tutto l'Agro, fontane monumentali che restaureremo al più presto. E poi abbiamo anche una cucina tipica e tradizionale, con due piatti che potrei citare un po' unici nel loro genere: le taccozze del mulino, perché venivano fatte con la presenza delle donne che facevano la fila, quindi per ammazzare il tempo preparavano già il pranzo, più che pranzo era il desinare, e quindi lo preparavano all'interno del mulino per non perdere tempo, l'utilitarismo femminile. E poi venivano cucinate a casa con un soffritto di aglio e olio. Aria fresca, vino buono, vita bella. Montorio vi aspetta con i nostri ciuffoli. Del? Del sepolcro.
tu sei pure, eh? Saluti da Gian Nicola e da Mondorio. Saluti con un bel bicchiere di Tintilia. Esatto. Grazie al sindaco per l'ospitalità, per la gentilezza, per sua mamma che è alle mie spalle ma non vuole essere inquadrata perché è una persona molto riservata, e per la signora Lucia. Allora, vorrei fare un saluto finale e dire che Mondorio vi aspetta, ha una disponibilità urbanistica, una disponibilità di case molto estesa purtroppo a causa dell'emigrazione degli anni 50, quindi un matrimonio immobiliare che stiamo salvando e quindi lo stiamo mettendo a disposizione dei turisti, è un centro di altura, quindi una stazione climatica collinare, e vi aspettiamo a braccia aperte. Salve, sono Belpulsi Gian Nicola di Mondorio Nefrentani e sono 37 anni che vivo in questo splendido paese. Faccio parte del comune di Mondorio Nefrentani come dipendente e l'invito a voi tutti che posso fare per tre cose a venire in questo paese. Abbiamo un'aria fresca, vino buono e vita bella. Vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie, arrivederci. Ringrazio di vero cuore il sindaco di Mondorio, davvero una persona molto molto squisita. E con lui anche Gian Nicola per averci illustrato quello che è Mondorio, una piccola perla del Molise. Vi invito davvero tutti a venire a vedere questo paese perché ne vale davvero la pena. Mi chiamo Gennaro Macchiagodana, vengo da Montelongo e se volete sapere una buona ragione per cui venire nel nostro piccolo borgo di appena 300 abitanti è che lì il turista viene trattato da amico ma ancor prima come una persona di famiglia, specialmente di fronte ad un buon piatto di ciuffoli, come li chiamiamo noi, ovvero i cavatelli, con la carne di salsiccia, ovviamente rigorosamente al sugo. Gli eventi turistici a cui potrete assistere e partecipare nel nostro borgo sono le sagre di paese, e quindi avrete la possibilità di degustare non solo i ciuffoli ma anche un'ampia varietà di piatti tipici del nostro territorio, e il Palio delle Contrade, una corsa che anticamente veniva fatta con gli asini che al ritorno dai campi venivano utilizzati per gareggiare in maniera ovviamente non agonistica tra le varie casate del paese, trasformata poi in vero e proprio palio con l'utilizzo di cavalli da corsa. Tutto questo si svolge in concomitanza con la festa del nostro patrono, che è San Rocco, quindi il 16 di agosto vi aspettiamo a Montelongo per assistere al Palio delle Contrade.